volta. Ciao ragazzi e ben ritornati, anzi benvenuti nella Ai Mai. Non avevamo mai fatto una cosa del genere, perché non avevamo mai fatto, perché prima era no, invece ora è sì. Ok, e quindi ragazzi, siete pronti a vederci rispondere a delle domande stravaganti alle quali risposte saremo imbarazzati? Probabilmente le domande le avete scelte voi su Instagram, molte le ho scelte anch'io perché ci tenevo che ci fossero, ed iniziamo allora subito con la prima. Hai mai rubacchiato qualcosa in un albergo? Proprio dove siamo in questo esatto preciso istante, ispettore Gadget? No. Ma come no? No. No. Non l'ho mai fatto. Cosa stai facendo? E queste? Scusa. Vabbè, roba... perché sta... Cosa brucia? Perché brucia? Ma perché stavo in bagno? Stavo in bagno! E per fo', mi sono rimasto in tasca! Sì, mi sono rimasto in tasca! Stai un attimo, ma bravo! Non ho più niente! Sì, sì, come no! Secondo me c'è tipo anche asciugato. Vabbè, le rimetto via! In tasca! Vabbè, ma perché stavo in bagno un attimo? Le avrei rimesse! Le avrei rimesse via! Le avrei rimesse via! Ma quanto siete malfidati e incompetenti! Oh! Poi voi cosa avete risposto? No! No! Sono dopo andiamo a controllare nella vostra stanza. Hai mai chiesto mi piace in un video in modo terribilmente imbarazzante? Pronto? Sì. Ok. Ha. Ha. E non faccio video. Vabbè, scontato. È triste cosa, certe volte una cosa crema. Mettete pollici in su, no. E berrò questo sapone ad albergo. Che cose brutte. Ma che buono, è provato. Hai mai dormito nello stesso... Che cazzo guardi di là? Tu non lo so. Hai mai dormito nello stesso letto di uno degli altri? Beh, io sì, Anna. Non lo so. Aspetta. Sei un bugiardo! Sì. Dove stai a di? Perché? Dettaglio. Tu hai! E con chi? Abbiamo dormito nello stesso letto. Ah, nello... Quindi sì. Aspetta un attimo, quindi voi due. Già. Ieri. Ah, già, è vero! Ma non, cioè, no, in no, amicizia, no? No. Sì, ma c'è. Cioè, però raccontiamo anche della volta in cui tu hai toccato la sua gamba. No, non sono sicuro, forse la sua gamba. Ma allora è ancora peggio, però lasciamolo dire. Ah, che schifo! Quanta gente ci stava su quelle. C'erano dei peli? Forse. Ok, allora dovrebbe essere la gamba, ma meno male, tranquillo. Forse il braccio al massimo. Ma proprio esagerato. E poi, aspetta, io ho mai toccato dei peli? Io sì. Anche io. Come? Come sì? Forse Mario forse era dall'altra parte. Sì, potrebbe esserci la gamba di Mario. Mario si intrufola nei letti altrui. Sì, mamma mia, Mario, se il lupo mangia frutta e mangia letti. Hai mai pensato di uccidere nel sonno uno degli altri? Sincerità. Sei proprio diretto, sì. A Stefano. No, Mario. Io non mi ricordo. Non mettere, non vale, devi mettere sì o no. No. Tutti. Ah. Io sì. Adesso, prima premesso no, ma siccome loro sono cruenti tra le mani. Mario no, a te sì. E a te sì. Perché russi? Ma non è vero! Sì, russi! Ma si sente da sopra! Si sente da sopra che russa! E come dici, i ginocchi nello stomaco? Vabbè, però russare è peggio, ragazzi! Scrivete nei commenti se è peggio ginocchio o russare! Hai mai comperato con il danaro, non rubato, il libero libro della Failcraft? Con onore puoi dirlo! Sì, sono stato il primo! Sì, anche io ho comperato, Tu cosa hai messo? Ho messo sì. È giusto. Tu pure hai messo. Io l'ho comprato. Anche io. Hai visto tu? Io ho comprato. Lui non l'ha comprato. Che roba incredibile. Ma ci siamo invertiti i foglietti. No, rinvertiamo. E io l'ho comprato. Come? Ma fa bene. Avete capito, metallario? Non l'ho mai acquistato. Però l'hai letto. Oh mio Dio! Lo sei? Tu l'hai letto? Sì, tu. Perché tu l'hai letto? Sì! Davvero? Certo!
E quando? L'abbiamo scritto quando... Mentre le russe non dormo, l'ho letto. L'abbiamo scritto, non posso averlo non letto. Ma io l'ho anche riletto. E vabbè, ovvio che l'ho riletto. Che cacchio di domanda? Tu no, stai zitto, non servi a nulla. Hai mai rubato un pennarello ad un firmacopie? Sai quelli che ci danno per firmare, no? Sì. Però... Come tutti, no, solo io? A me lo hanno regalato. Io ieri avrei voluto, però non l'ho fatto, l'ho riportato lì, era bello. Ma io non è che l'ho voluto rubare, mi è rimasto attaccato. No, non è per proprio fatto così. No, quei pennarelli collosi, avete presente? Ti rimane attaccato, che devi fare? Lo riporti indietro, fai tutta figura. No, come anche queste cose d'albergo, ti rimangono attaccate, che fai? Le riporti indietro? Non puoi. Qua si è spento il computer. Ah, andiamo avanti. Hai mai pensato di arrenderti nella Failcraft? Io mi sa. Come ti sa? Usi là! Cioè, no, ma tempo fa, ti ricordi? Quando la casa era distrutta! È vero, hai ragione tu! Sì, sì. Anche io però, devo a me, allora mi cambia la Hansfer! Lui! Ragazzi, bisogna a me, voi e voi! Quasi tutti, quella è stata una brutta cosa. Mi sono proprio lì sentito un attimo vacillare nell'animo, capite? Proprio quando ti scuote. Lì sì. Un po' come i panini di ieri sera. I panini di ieri sera ci hanno scuoso molto. Scuoso! Hai mai riso ad una battuta brutta fatta da un altro per pena? Sì, in questo momento. La battuta dei panini, facciamo a cacare. Sì. Tu? Ma tu quando? Io rido sempre! Ma appunto, ma non per pena, tu ridi perché sei sciroppato! Lui no, noi sì, alle sue, quando alle vede sue. Le Alpi! Alle sue anche! Mamma mia, le battute di Anna! Anna battuta, ragazzi! Ananas! Hai mai preso in prestito qualcosa da uno degli altri per poi mai ridarglielo? Qua io già so uno di noi che lo fa abitualmente, anche. No, non è Ananas! No, lascia stare con regola rispondi. Ma prendi neanche due o tre che sei. Ma tu, tutto lui ha rubato. Adesso non ci ridai cartellini, che è un ladrone là, Mario. Mangia la frutta, i pennarelli, i libri. Il sapone. No. Poi i panini, le schede SD, le pennette USB, i videogiochi, di tutto. Aspetta, c'è ancora il remote. Eccolo là! Poi, hai mai odiato un gioco al punto da disinstallarlo per sempre? Io sì. Io ci ho provato, ma no. Quale? Non lo devo dire. Sì, certo che puoi. Ma ovvio, lui è un drogato. Però non c'è riuscito, ha failato, lo ha reinstallato. Tu? Ti hai messo? No? No. Tu? Sì. Anche tu League of Legends? Anche quello. E poi My Little Pony? No. Anzi, no, sai che ti dico? Sì. Quale? Tanti free to play. È vero, sì, quelli erano odiabili. Sì, mamma mia. Sì, sì. Io pure sì, però non posso rivelare il nome del gioco. Perché? Beh, è un segreto. Lo dovrete indovinare nei commenti. Se lo indovinate, confermerò. Se nessuno lo indovina, resterò nel mio misterioso silenzio. Quindi non lo dico. Hai mai impestato? Ah, questa è per te. Hai mai impestato il bagno di tutti, o di due almeno, al punto da renderlo inagibile, cioè che nessuno ci può entrare perché è praticamente Chernobyl, una puzza incredibile? Allora, io sono una signorina. Lui ammette, Anna, no? Ma io sì. Probabile. Io sono abbastanza signorile, invece, devo essere sincero. Senti. Cosa vuoi? Non è vero. Ma questa è una mia, ma non credete. Allora gira pure tu, no? No, io sono una signorina. Sei una signorina, anche Mario. Ma guarda te, mezzo, ma per favore, qua stiamo andando male, ragazzi, troppe bugie vengono fuori. Questo hai mai. Lui impesta, quello è sicuro. Hai mai rotto qualcosa del tuo PC per rabbia? Rotto proprio. Io rotto. Che cosa hai rotto? Ho rotto un PC intero. Tutto un PC? Dovevi essere molto arrabbiato. Io pure, però solo un mouse, lo lanciai dalla finestra e neanche per apposta. Ero un po' alterato e volò fuori dalla finestra. E lì ci rimasi anche un po' male. Tu? No, io ho fatto con la PlayStation. Vale quasi lo stesso, però. Hai mai pensato di chiudere un video senza outro?